Bonjour ragazzi, bonjour, scusatemi se settimana scorsa sono mancata molto, ma in realtà già avrete visto un nuovo video prima di questo in cui probabilmente mi sono scusata perché mi sto prendendo un po' di un periodo off da YouTube e dai social media in generale, ma sappiate che, cioè in realtà me lo sono preso, per voi è passato, per me è presente, ma sappiate che comunque mi mancate sempre tantissimo. Comunque oggi, allora, siamo venuti per qualche giorno in questa villa, questa villetta con piscina molto carina qui in Croazia e quindi volevo approfittare, visto che mi piace, ci piace moltissimo qui, volevo approfittare e filmare un home tour, un vacation home tour per voi. Non so in che condizioni sono perché ho i capelli, sono stata in piscina, quindi sono probabilmente un disastro, sono completamente struccata e 3 giorni fa ho fatto il filler al labbro superiore, poi ho fatto anche il bordo di quello inferiore senza fare volume, però comunque questo per dirvi che non so in che condizioni sono, ma non ha importanza perché sono in vacation mode, sono in vacanza, quindi iniziamo direi questo tour. Sono vicino al cancello in realtà, eccolo qua, e questa è la casetta. Allora qui in realtà vi faccio vedere, c'è soltanto un vano, una specie di uno stanzino ripostiglio dove c'è la lavatrice che in questo momento è in funzione, è un lavandino e poi una specie di dispensa barra roba per gli attrezzi eccetera eccetera. Poi c'è anche un frigo che però non usiamo tantissimo, ma c'è ancora della roba dentro. Ok, dopodiché, allora, qui c'è l'entrata della casa, qui ci sono delle vigne e questo è un albero di melograno e qui, lì poi c'è la piscina, ma lì ci arriviamo poi alla fine. È molto molto bello qui, c'è una pace bellissima. Comunque questa è l'entrata, di là siamo arrivati, appunto c'è il cancello, questo è l'ingresso principale e poi appunto vi farò vedere la piscina e tutta l'altra parte della casa. Quindi entriamo e qui all'ingresso, questo è l'ingresso, vabbè ci sono le nostre cose, scarpe, vestiti eccetera, comunque voilà. Allora, qui subito all'ingresso alla nostra sinistra c'è il primo bagno, che è semplicemente appunto un bagno con il WC ed il lavandino. È molto molto carino, è arredato in modo molto carino, ci piace molto questo stile, moderno ma comunque, non lo so, carino. E si vede che è comunque molto curata. E questo è quanto. Sono molto particolari i muri fatti in questo color dorato luccicante, non so se si vede ma è abbastanza luccicante. Comunque sì, questo è quanto. Quella in realtà è la foto, cioè è la foto, è il ritratto di del poeta più famoso sloveno, in realtà, se può interessare, anche se siamo in Croazia in realtà, quindi non so se l'ho detto, ma sì, siamo in Croazia. Usciamo, di qua appunto c'era la porta d'ingresso, poi vabbè qui c'è un piccolo ferro da stiro che però per il momento non abbiamo usato, e poi qui, allora, sulla nostra destra c'è questo tavolino per le chiavi, portachiavi eccetera eccetera, poi abbiamo uno specchio molto ampio, anzi spegniamo intanto la luce anche magari. Poi c'è questo specchio molto ampio che è sempre utile prima di uscire. E poi questa piccola panchina, sotto ci sono le nostre scarpe, ciabatte eccetera. E qui appunto, questo non lo so, Eric mi diceva che è un corallo. Io pensavo fosse una specie di stalactite di una grotta, invece a quanto sembra è un corallo, non lo so, magari voi ve ne intendete e ce lo dite voi. Comunque di là c'è il soggiorno, ma andrei prima nella zona notte, ci sono 2 stanze da letto, poi c'è un altro bagno completo. Allora, prima stanza da letto subito sulla destra, non so perché, ma ci hanno messo questo lettino extra che non ci serviva, però è qui, è questa. Quindi qui c'è il letto, da questa parte invece c'è l'armadio, che è anche abbastanza grande, devo dire. Non abbiamo bisogno di tutto questo spazio, però è abbastanza grande. E poi la finestra che affaccia, lì c'è praticamente là dietro, non so se riuscite a vederlo, c'è il cancello d'entrata e invece poi si cammina e lì c'è la porta d'entrata appunto di là.
Ok, quindi qui c'è questa specie di, appunto, questa specie di corridoio che sarebbe la zona notte. Allora, poi volevo farvi vedere, molto carino anche, questa è un'idea molto carina, a parte che mi piacciono moltissimo anche le tende così, ma molto molto carino è anche, secondo me, è anche questa decorazione con questa piantina, mi piacciono un sacco i vasi fatti così in argento. E questo è quanto per la stanza da letto, che questa è la più piccolina in realtà. Adesso nel frattempo mi sono messa anche la pomata antibiotica sulle labbra, quindi se vedete delle strane striature bianche è per questo. Comunque, adesso procediamo e vi faccio vedere il bagno. Non so, no, questa non è la luce, questa è la luce, ok? Allora, eccolo qua. La doccia è anche piuttosto grande, scusate l'eco, in questo momento si sentirà probabilmente. Qui c'è il lavandino, lo stile è un po' shabby chic, c'è della lavanda, lo specchio anche molto ampio. Poi è molto interessante perché qui, sì, io sono in costume tranquillamente, giro per casa in costume, ma ragazzi siamo in piscina a poltrire tutto il giorno, quindi insomma è anche normale. E poi hanno usato queste casse di vino come portaoggetti, che è una soluzione un po' bizzarra, ma sicuramente efficace, direi. Qui ci sono le mie cosine e altri profumi, eccetera, eccetera. Poi da quest'altra parte, appunto, c'è la doccia, ve la faccio vedere anche aperta. È molto comoda perché si può aprire da entrambi i lati, quindi l'entrata è anche molto grande. Vabbè, qui ci sono le mie cosine. Amo, ragazzi, not sponsored assolutamente, ma io adoro questo doccia bronze menta glaciale. Pensavo non li facessero più perché li usavo anni e anni fa e ce n'erano diverse di profumazioni, ma erano tutte super rinfrescanti, tipo menta glaciale come questa. E c'è scritto che è nuovo, ma vi garantisco che anni fa c'erano. E con diverse profumazioni le adoravo perché sono super, cioè è super super rinfrescante. Questo è un doccia schiuma. È super super rinfrescante. Addirittura ti vengono i brividi di freddo in estate, top, e mi sono tornati in mente, e poi in drogheria l'ho trovato e ne ho presi tipo tre subito. E poi vabbè, c'è niente, detergente intimo, il mio rasoio, questo è il detergente per il viso, shampoo della Redken, e mi piace perché c'è questa, ho questa bottiglietta mini size per quando viaggio. E questo invece è il balsamo nutriente. Di solito io uso la maschera, non uso mai balsamo, ma questo è piccolino, mini size, quindi super comodo da portare in giro. E né uno né l'altro contiene sale, perché lo sapete che per la cheratina ai capelli non posso usare prodotti che contengono sale, quindi con questi sono a posto. E poi insomma, che cosa vi faccio vedere qui? Allora, da questa parte c'è la laundry basket, c'è il cesto per la biancheria sporca, qui ci sono i phon, c'è la piastra per capelli, e da questa parte insomma la finestra è il bagno in sé, quindi vedendolo da un'altra prospettiva, questa è la doccia e questo è il bagno. Poi adesso vi faccio vedere l'altra stanza da letto, che in realtà sì, ci sono due stanze da letto e noi siamo solo in due, quindi però ci piaceva il fatto di avere tutta la casa per noi. Mamma mia, che capelli ho, cioè boh. Comunque, questa è la stanza che usiamo in realtà ed è un po' più ampia dell'altra. Beh, qui c'è il mio copricostume che ho preso su Asos l'anno scorso, molto carino. C'è la borsetta che ho portato, ovviamente la Chanel con la sabbia all'interno, che è di questa stagione. E ragazzi, mi devo sforzare a non usarla perché sto praticamente, da quando l'ho presa, uso solo questa. Avevo paura inizialmente che non fosse un buon investimento per via della sabbia, eccetera, ma alla fine mi ritrovo ad usarla ormai da, saranno quasi 2 mesi, ininterrottamente, ogni giorno. Quindi sono molto contenta. Vabbè, il mio caricabatterie. Qui ci sono bracciali, orologio, eccetera, che io dovrei tenerli un po' meglio, i miei gioielli, specialmente quelli che insomma sono anche un pochino costosi, e invece li lancio così. Altri gioielli invece li sto indossando, come questo bracciale Louis Vuitton con la mia iniziale, e poi indosso anche due collane. Questa è di Missoma, se non sbaglio.
questi ciondolini ed è 100% oro. Questa invece è un bijou che mi ha spedito Carlita di Carlita Dolce, Carlita Dolce, insomma, del suo shop, Carlita Shop, che indosso sempre molto volentieri perché mi piace un sacco. E sì, e questa è la stanza. Amo, amo, amo i letti in ferro battuto e vorrei tanto averne uno anch'io. Ma ne parlavamo con Eric e gli dicevo: amore, io adoro i letti così, e lui: a me non piacciono, quindi non credo che riuscirò a convincerlo in casa nuova a prenderne uno, non lo so, spero di sì, ma la vedo dura. Invece a me piace questo stile, boh, sarà che a me piacciono anche, mi piace anche lo stile un po' old style, invece Eric è un po' più moderno per quanto riguarda gli interni, così, invece a me questo stile piace, devo dire, però può essere che poi magari a lungo andare stufi, boh, non lo so, non lo so. Scrivetemi che cosa ne pensate voi. Stiamo pensando quando compriamo casa nuova, come arredarla, eccetera. E su alcune cose ci troviamo un sacco, su altre un po' meno. Quindi dovremo scendere a compromessi, secondo me. Comunque, penso che l'armadio. Allora, ecco qua, qui c'è il tappetino. Penso che l'armadio sia lo stesso, che c'è nell'altra stanza. E vi dico che sono molto, molto, ampi e spaziosi. E di là, invece. Se andiamo a vedere la finestra da sul cortile, e qui ci sono altri alberi, lì c'è un'altra vigna, e poi invece laggiù c'è la zona barbecue. Adesso usciamo e vi faccio vedere. Comunque, questa è la stanza da letto da quest'altra prospettiva. E poi, uscendo da questa stanza, appunto, qui c'è il bagno. Qui c'è l'altra stanza da letto, tuturu tuturu. Di là si ritorna verso l'ingresso, lì c'è l'altro bagno e qui vi faccio vedere, finalmente c'è il soggiorno. Ci sono due aria condizionata perché fa molto caldo qui, una qua, l'altra là. E sì, e questo è il soggiorno, ragazzi, con due divani, uno gigantesco ribaltabile, quindi in realtà ci sarebbe spazio per altre tipo tre persone qua, però ci siamo solo io ed Eric. Infatti è bellissimo avere tutta questa villetta per noi. Qui, ragazzi, io mi sono innamorata di questa copertina rosa con queste roselline. Non ho avuto coraggio di chiedere dove l'hanno presa, ma è adorabile, mi piace un sacco. E anche i cuscini sono molto carini. Anche qui c'è uno specchio. E di là si vede sempre il cortile, qui c'è un altro divano, la TV che è una Smart TV, ma a dirvi la verità non la usiamo perché siamo sempre fuori all'aperto. E poi vabbè, qui c'è un tavolino e poi lì c'è il modem che devo ancora testare, ma non credo che caricherò un video da qua, quindi anche se non è velocissimo va bene. E poi da questa parte invece, ragazzi, c'è la cucina e là c'è Eric in piscina. Che ridere, vabbè, in versione vacation mode. E qui c'è la cucina con il tavolo che sinceramente non usiamo perché mangiamo sempre fuori. Qui c'è una parte della cucina, qui c'è, vabbè, il lavello. Molto carino questo quadro. Nonostante siamo in Croazia, hanno tutte le spiegazioni del caffè a Trieste. E se non avete idea di come funzioni da noi, io il caffè non lo bevo, ok? Però so che è diverso rispetto alle altre città d'Italia. E qui c'è tutta la spiegazione, anche se si dice tipo. Ok, cappuccino ristretto in bicchiere, però in realtà si direbbe ristretto in B, e quando dice in B significa in bicchiere a Trieste. Questa è l'unica cosa che so, non so niente di caffè perché non lo bevo, ma sento gli altri ordinarlo da una vita. E qui c'è tutta la spiegazione, carina. E poi vabbè, qui c'è il frigorifero. Abbiamo ancora una bottiglia di prosecco, qualche pesca, parecchi salumi, ancora il formaggio, i wurstel di pollo, latte. E basta praticamente, quindi dovremmo andare a comprare qualcosina, ma in realtà comunque domani ora di pranzo lasciamo la casa. E poi qui c'è un'altra parte di cucina, c'è il forno e insomma altro spazio per mettere piatti, eccetera, eccetera. Qui ci sono i fornelli, logicamente. E di là c'è sempre l'altra parte del cortile, perché c'è sia da una parte che dall'altra. E questo è quanto. E poi avete visto, di là si esce e c'è la piscina. E vi faccio vedere tutto. Qui sempre il soggiorno da quest'altra prospettiva. E
avrete notato che mi piace farvi vedere le stanze da un sacco di prospettive diverse. Non so perché, non chiedetemi perché, non ne ho idea. Allora, qui ci sono i divanetti con i tavolini, le sedie a sdraio. Abbiamo già trovato dei materassini. In realtà io avevo portato il mio a unicorno, ma non l'ho usato perché qui ce n'erano già altri, quindi stiamo usando questi. E qui, molto carina, c'è tutta una zona cucina all'esterno. Qui c'è il tavolo, e vi dicevo, abbiamo praticamente usato solo questo, e il barbecue, e qui c'è l'altra parte di, appunto, di cortile, giardino, lì c'è la nostra macchina. E qui c'è, molto carina questa idea di avere un mini frigo bar all'esterno, molto molto utile, devo dire. Carrello con bicchieri, piatti, tazze, eccetera. Anche qui ci sono queste casse di vino che vi dicevo che stanno usando, che qui usano come portaoggetti. E sì, è il tavolo. E qui, allora, in realtà non abbiamo usato i fornelli, ma ci sono. E c'è veramente, veramente di tutto. Addirittura il frullatore, e io ne voglio uno così a casa, perché è rosa ed è fighissimo, ragazzi, neanche a dirvelo il perché. Lavandino e un sacco di spazio per mettere le cosine. Dopodiché, vabbè, questa in realtà vi faccio vedere, è una trappola che io ho fatto per le mosche, ragazzi, cioè funziona un tubo comunque, vabbè, a parte questo, eh? Non serve a niente. E qui c'è la piscina, vediamo un esemplare di Eric vacanziero che poltrisce, eh? Fuca istria. Vabbè, qui c'è un'altra zona relax. C'è questo divanetto molto carino. E di là siamo entrati. Praticamente lì c'è l'entrata. Abbiamo visto poco fa. E poi questa è tutta la zona piscina. Molto carino, c'è un piccolo, come si chiama? Non mi viene mai il nome. Porta bicchiere. Mimmo. Mimmo Juno. Mimmo Juno. Vai. Libero, vai. Verso l'infinito e oltre. E questo è quanto, ragazzi. Mi sa che abbiamo concluso e vi ho fatto vedere tutto, 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 tutto quanto. E di là c'è appunto l'entrata, non schizzo. Comunque, questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo video. A me piace sempre farvi gli home tour di tutti i posti in cui vado, hotel, vacanze, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grande. Ciao.